È bello anche poter sentire adesso un altro personaggio che ha a che fare però con tutt'altro aspetto. Beh, la musica c'entra pure probabilmente. Quindi un saluto va per Elodie Veillante. Buonasera. Buonasera Betty, buonasera a tutti coloro in ascolto. Bene, bene, grazie di aver accettato l'invito, lo dico un po' a tutti perché è proprio bello poter condividere con il pubblico che ci segue sia in FM 88 e 9, 99 e soprattutto in streaming dove si può sentire da tutte le parti del mondo il vostro, insomma, le vostre esperienze, le vostre qualità personali. Chi è Elodie Veillante? Lo vogliamo riassumere brevemente? Riassumiamolo brevemente. Il brevemente, insomma, mi mette un po' in inquietudine, ma ce la possiamo fare. Sì, infatti. Allora, artisticamente nasco una quindicina di anni fa, in pratica in compenetrazione con il mio percorso universitario comincia questa mia, virgolettiamola, carriera artistica come fotomodella, che poi si è andata a sviluppare anche in altre direzioni, sempre dell'arte ovviamente. Nel frattempo ho conseguito due lauree, quindi non c'entrava assolutamente nulla con il mio percorso artistico, e ad oggi faccio la fotomodella, la presentatrice e comunque organizzatrice di eventi. Mi occupo anche di teatro, di musica, di spettacolo, e chi più ne ha più ne metta, insomma, perché tenersi fuori da qualcosa? Eh beh, certo, ti tieni impegnata, insomma, ti abbiamo anche ammirato in qualche videoclip musicale, poi c'è il discorso moda che probabilmente forse ti prende tantissimo. Sì. Mi ha assorbito particolarmente, specie negli ultimi anni e nell'ultimo periodo, dove ho fatto anche un'esperienza a Parigi molto importante con Elie Saab la settimana scorsa, poi in Italia con una maison veramente di pregio che è J.I. Joe, Filangeri e Lombardi, che ringrazio sempre, che sono meravigliosi. Non è una collaborazione con loro, è un'ispirazione. Quindi tanto è vero che in questi giorni è stata presentata la nuova collezione Panamore, e mi sento veramente partecipe di questi bellissimi progetti, come anche quelli cinematografici che vedranno comunque la collaborazione con Primo Chac, che in pratica riassume alcune major internazionali gemellando Italia e New York per quanto riguarda l'arte, il cinema e lo spettacolo. E cosa dire oltre questo? Nell'ambito teatrale, la formula teatrale di Dimensione Uomo, con cui stiamo preparando alcuni spettacoli per l'anno prossimo, e quindi nel mentre che durante tentiamo di affacciarci sui vari sportellini che l'arte ci consente e ci sussurra, ecco, in qualche modo. Certamente il bello di poter dedicare la propria vita alla creatività e quindi all'arte, come hai detto tu, che poi è anche vasta perché abbraccia tantissimi argomenti, dal teatro al cinema alla musica, insomma, ma sostanzialmente, ma nella maniera più assoluta. Sì, dico, ma sostanzialmente un desiderio che particolarmente lo vorrebbe, magari non so, realizzare, quale potrebbe essere? Sinceramente in questo momento mi sento particolarmente realizzata nel mio settore, perché per quanto mi riguarda i piccoli passi che poi sono stati grandi che ho creato, per la serie non ho dovuto dire grazie a nessuno se non ad un pochino di testa e alla benevolenza delle persone molto intelligenti e molto capaci che ho incontrato. Quindi posso dare un consiglio a chi si sta affacciando ai percorsi analoghi: compromessi non ne servono, quando si vale si va avanti sempre molto a testa alta e sguardo fiero, senza avere assolutamente la peculiarità di dover abbassare lo sguardo perché magari si è fatto qualcosa per arrivare 5 minuti prima degli altri. Quei 5 minuti teniamoceli in tasca e magari rappresentiamoli meglio con dignità ed umiltà, e si va avanti e si arriva a bellissimi risultati, come è stato per me. Io magari lo auguro a tutti coloro che vogliono intraprendere un discorso artistico. Ecco, questi sono dei bei suggerimenti, e poi qui si capisce bene l'umiltà e la personalità di Elodie, che noi ringraziamo proprio perché appunto raccontando di sé, insomma, possiamo anche apprezzare, perché comunque sfilate di moda e tutto il resto, possiamo proprio dire che è uno di quegli elementi, di quei traguardi raggiunti proprio con le proprie forze, con la tua grande professionalità e serietà soprattutto. Quindi è un suggerimento che viene dato ai tanti giovani che si affacciano in questi ambiti. Ma nella maniera più assoluta, anche perché come spesso riporto io, parlando, diceva Platone che la bellezza è un equilibrio tra finito ed infinito. Allora, il finito sicuramente è la bellezza, è l'apparenza. L'infinito è la parte, quella più profonda che abbiamo di noi, quindi anche la cultura e il fatto di affiancare ad una vita artistica comunque una cerebralità e una profondità, che quella ce la ritroviamo comunque, e ce la ritroviamo anche nel mondo artistico, perché l'interazione con gli altri è conoscere se stessi e conoscere chi abbiamo di fronte.
quindi è una formula di rispetto molto ampia che abbraccia tutto, quindi questi sono i piccoli suggerimenti dati proprio en passant, dicendolo così in maniera molto affettuosa a tutti, veramente a tutti i ragazzi che vogliono intraprendere una strada nell'arte o comunque analoga a quella mia nella moda. Eh beh, sicuramente la moda in primis, ma col canto come stiamo messi? Con il canto anche, stiamo, per meglio dire, levando un po' di ruggine dalle corde vocali, anche perché comunque anche nel settore del canto negli anni, quando avevo una ventina d'anni, 20-25, mi sono spesa parecchio, poi per un periodo per altri impegni e per le lauree comunque ho sospeso. E adesso sta partendo un nuovo progetto, sempre che si affaccia per l'anno prossimo, probabilmente in collaborazione con la Bunker Lab, che è una casa, è una sala anche di registrazioni campana, e stiamo vedendo di affrontare minuziosamente un percorso che credo possa risultare interessante. Quindi anche magari iniziando con etichette indipendenti, poi dopo si può salire un gradino alla volta e vedere dove ci si può affacciare. Per il momento mi sento... Sì, non dicevo, chissà che allora magari in futuro avremo l'opportunità di sentire qualche tuo bel brano e quindi fare un'intervista proprio in qualità di cantante. Magari sì. Certo. Magari ci è piaciuto così tanto che lo rifacciamo. Infatti. C'è qualcuno... Con altre formule. Certo, c'è qualcuno che vuoi salutare per appunto concludere questo nostro piacevole, diciamo, dialogo? Potrei banalizzare con tutti coloro che mi vogliono bene, ma in realtà non è una formula banale, perché nella vita poi in realtà non sono così tanti. Magari no, quelli che ci apprezzano sono molti, ma quelli che ci vogliono bene un po' meno. Comunque saluto veramente tutti e tutti gli ascoltatori che hanno avuto anche la pazienza di ascoltarmi, e io ringrazio te in primis, che sei una persona squisita e spettacolare. Ti ringrazio, noi ringraziamo naturalmente Elodie e facciamo sempre un in bocca al lupo in questo caso, e speriamo di risentirci presto con tante altre tue novità. Grazie immensamente, un abbraccio veramente immenso a tutti. Grazie, una buona serata, ciao. Un bacio e buona serata, ciao. Grazie, Betty. Ciao.